Ascolta il consiglio. Il Parlamento del Piemonte alla radio. Ben ritrovati. Barbara De Anna, funzionario dell'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, deceduta il 21 giugno per le ferite riportate nell'attentato a Kabul del 24 maggio, è stata ricordata nella seduta del Consiglio regionale del 25 giugno. L'Assemblea ha poi approvato all'unanimità un ordine del giorno sul futuro dei livelli occupazionali nelle province. Illustrato in quarta commissione il programma operativo per raggiungere il rientro delle spese sanitarie che dovrà essere approvato a Roma. È emersa la previsione di una cabina di regia all'interno della Direzione Sanità per monitorare lo stato di attuazione degli interventi. Fra le diverse azioni contemplate, anche iniziative per ridurre la spesa farmaceutica. Carla Spagnuolo, Presidente Quarta Commissione. L'interfaccia con il governo nazionale è abbastanza rigida e vediamo però di recuperare tutte le risorse possibili per una sanità efficiente, per una sanità che produca anche delle economie. Mino Boeti, vicepresidente Quarta Commissione. Si chiude in maniera definitiva l'ospedale Valdese nonostante la sentenza del TAR, si chiude il punto nascita di Carmagnola, non c'è un numero adeguato di posti letto per un'autosufficienza, è un piano di rientro che fa lacrime e sangue. Una modifica tecnica per rendere pienamente effettiva la possibilità di vendere gli alloggi di edilizia sociale riservati ai profughi italiani. Questo in sintesi il contenuto del disegno di legge approvato dalla Commissione Urbanistica e Opere Pubbliche riunita in sede legislativa. Antonello Angeleri, Presidente, Seconda Commissione. È una risposta ai profughi che dall'Istria sono venuti qui nel nostro paese e anche qua in Piemonte questo diritto, dopo tanti anni, è stato sancito. Aldo Reschigna, Partito Democratico. Sono passati molti anni e apparentemente una legge un po' lontano dalla storia. Questo non ha fatto venire a meno il diritto loro a vedere riconosciuto anche in Piemonte un diritto che la legge nazionale gli ha concesso. Dal 30 giugno al 30 settembre, Regione Piemonte e Provincia del VCO ripropongono un servizio di trasporto su gomma anche nelle giornate festive per il collegamento Verbania-Torino-Verbania. I turisti dal VCO potranno avere l'opportunità di visitare la città della Mole nel weekend, mentre i torinesi avranno l'occasione di organizzare una gita fuori porta a prezzi competitivi. Valerio Cattaneo, Presidente del Consiglio regionale. Credo che sia importante dare l'opportunità di un servizio così significativo ai turisti, ma anche alla comunità, alla gente. Un sostegno al comparto turistico, degli operatori, dei pubblici servizi, ma soprattutto un servizio alla comunità, ai turisti. Scenari e prospettive per il futuro del Tibet. È il convegno organizzato dall'Associazione per il Tibet e i diritti umani del Consiglio regionale del Piemonte in collaborazione con la comunità tibetana in Italia il 5 luglio a Palazzo Lascaris. L'evento si svolge in occasione del centenario della proclamazione dell'indipendenza del Tibet. Ed è tutto dal Consiglio regionale, a risentirci la prossima settimana. Ascolta il Consiglio, il Parlamento del Piemonte alla radio.